Ecosofia significa saggezza della terra, questo è un termine che è stato coniato dal filosofo norvegese Arnes Naes e poi Félix Guattari scrisse un pamphlet, Lettre ecologie, a cui io mi sono ispirato. Però il lavoro inizia 10 anni fa, dopo aver fatto una serie di mappature sul territorio, quella sia del Borgo Antico con una pubblicazione, una guida turistica nel 99, e poi del territorio dell'End degli Ulivi e della Macchia Mediterranea con un libro che si chiamava Impronte secolari, l'urlo dell'ulivo, che uscì nel 2009. Allora, studiando il territorio mi sono accorto anche, ho iniziato a sentire il territorio in molteplici aspetti, quindi poi a vivere il mare in una forma simbiotica e quindi a riconoscere quegli elementi patologici che sono il segno, l'impronta ambientale della nostra civiltà. Allora, il libro Ecosofia si sviluppa su vari livelli, è uno studio fatto sul territorio di Monopoli, ma è applicabile a livello globale perché proprio l'ambiente viene studiato su mappature ben precise, anche perché la stratificazione degli elementi contaminanti avviene più o meno nella stessa maniera a livello globale. E i vari livelli del libro sono sia fotografico e anche multimediale, perché all'interno del libro ci sono dei QR code che ci rimandano o a video, perché qui oltre alla stratificazione fotografica c'è anche tutta la parte video che accompagna la piattaforma sensibilizzazione ambientale che io poi metto in piedi attraverso gli strumenti dell'arte contemporanea.